Tutti noi abbiamo dei ricordi che ci rendono quelli che siamo. Ricordi fatti di esperienze, di persone, ma anche di luoghi. Luoghi in cui siamo stati, luoghi in cui siamo cresciuti, che fanno parte di noi, della nostra città, e non vorremmo mai vederli decadere o scomparire. Io sono Domenica Bussetti e come tutti voi ho un luogo che mi sta a cuore e che rischia di non resistere al passare del tempo. Questo luogo è la Torre di Almese, posto sulla via Francigena, sotto la vista e ai piedi della Sacra di San Michele, e che rappresenta una meraviglia e un patrimonio storico del nostro paese, prezioso, ricco di storia, testimonianza di eventi che hanno costruito il nostro passato. La Torre di Almese risale al 1029, quando Olderico Manfredi, marchese di Torino, donò all'abbazia di San Giusto in Susa una parte dei suoi possedimenti. Circa due secoli dopo, attorno alla torre, alla curtis, costruita dai monaci benedettini, si sviluppò il borgo fortificato. Questo luogo ha attraversato i secoli adattandosi agli eventi e alle ere che trascorrevano, passando a luogo di raduno per la difesa, sede del tribunale, archivio dei monaci, magazzino agricolo, fino a rifugio antiaereo durante la Seconda Guerra Mondiale. In una vita così lunga non mancano le leggende fra caccia alle streghe, processi e tesori nascosti sotto la torre. Negli ultimi anni la torre è stata data in comodato d'uso gratuito al comune, che ha provveduto a restaurarne l'interno perché potesse diventare visitabile, grazie anche all'impegno dei volontari. Oggi è sede di eventi culturali e spazio espositivo. Sono quasi 1000 anni di storia, ma anche 1000 anni di vite che si incrociano e le si svolgono intorno. È esistita ben prima di noi, ma siamo chiamati ora a fare qualcosa perché possa esistere e far parte della vita di chi verrà dopo di noi. La torre accusa il passare del tempo sulle pareti esterne e necessita di un restauro conservativo. Per questo, collegando il passato con il futuro, è nata l'associazione Fondazione Salva la Torre, per poter raccogliere fondi, per ristrutturare e mantenere questa piccola meraviglia della nostra storia, la storia di tutti. Chiedo aiuto a tutti. Abbiamo l'opportunità di salvare un luogo del valore storico e artistico importante, ma soprattutto un luogo che è stato a cuore a molte persone nel passato, perché possa continuare ad esserlo ancora per altri 1000 anni. Insieme possiamo fare la differenza e portare la torre a diventare testimone della storia nel futuro.